Ragazzi, bentornati sul mio canale Curls and Makeup o benvenuti se fosse la prima volta che siete qua con me. Io sono Francesca e per chi non lo sapesse, in questo canale tratto di makeup e capelli ricci, appunto Curls and Makeup. Magari vi starete chiedendo dove sono i capelli ricci, che fine hanno fatto. Sono andati in vacanza, per oggi li ho mandati a farsi una vacanza perché voglio provare un nuovo prodotto per lisciare i capelli. Amiamo sempre i nostri capelli ricci, per carità, non li rinneghiamo, però ci piace anche cambiare ogni tanto, penso che piaccia a tutti. Anche a me piace farlo, quindi ogni tanto mi piace cambiare un po' stile di capelli e stirarli, fare una piega un po' diversa, un boccolo, comunque lavorarli un pochino. E quindi oggi sono qua con voi a provare un nuovo prodotto che non avevo mai provato prima. Cosa avrò qua con me oggi? Eccola qua, la spazzola lisciante. Questa qua è della Remington e si chiama Straight Brush. Ve la faccio anche vedere la scatola. Straight Brush, Straight Smooth Simple. Speriamo, quindi in teoria ti liscia i capelli in modo semplice e senza fatica. Speriamo, vediamo. Io ho già fatto una prepiega, diciamo, ho lavato i capelli, ho applicato questo siero qua di Diego Della Palma e liscio spaghetto siero, lisciante e rimpolpante, capelli ultra lisci e corposi, quindi aiuta sia per un effetto più liscio, elimina il crespo ed è anche ovviamente un termoprotettore, quindi ci protegge il capello dalle alte temperature. Detto questo, io quindi ho messo il termoprotettore, quindi il mio siero, e poi col phon e una spazzola ho fatto una specie di prepiega, quindi pettinavo i capelli, intanto li asciugavo col phon, solo col beccuccio normale, senza diffusore ovviamente, pettinavo e asciugavo i capelli per averli belli asciutti. Vedete che me li ha già fatti abbastanza bene, perché qua sono abbastanza lisci, ovviamente il problema è le punte belle crespe che fanno cosa vogliono. E vabbè, ma ovviamente il riccio possiamo, dal riccio possiamo pretendere fino a un certo punto. Li ho asciugati perché ovviamente quando si passano piastre o spazzole, ferri, tutte cose che hanno alte temperature, è sempre bene asciugare molto molto bene i capelli prima per evitare che si danneggino ulteriormente e per andare a diminuire un pochino l'effetto crespo. Quindi asciugandoli avremo un risultato sicuramente migliore e meno dannoso per i nostri capelli, che già comunque andremo un pochino a stressare, perché un calore così a contatto con il capello benissimo non fa, ecco, se vogliamo essere onesti, ma non ci pensiamo tanto e godiamoci questa esperienza. Quindi la scatola, appunto, ve l'ho fatta vedere, dentro c'è anche la custodia per poi metterla dentro, quindi anche carino, così io la scatola l'ho tenuta perché non si sa mai, magari funziona male, devo restituire il tutto, comunque anche per farvela vedere. L'ho acquistata su Amazon perché era in offerta, veniva 70 euro, mi sembra a prezzo pieno, ed era scontata a 27 euro, quindi mi sono detta, vabbè, è un prezzo anche molto vantaggioso. Io sono sempre stata incuriosita su queste spazzole. E mi sono detta, vabbè, direi che forse è giunto il caso di provarle. Non le ho mai provate prima, semplicemente perché, come un po' tutte le cose per i capelli, per lo stiraggio, diciamo, per me con i capelli ricci, forse chi ha capelli come me mi può capire, sono sempre un po' scettica perché ovviamente so che ho un capello riccio, un capello crespo come il mio, lungo e tutto, e vuole una stiratura bella intensa, ecco, che sia ad alte prestazioni. E la spazzola l'ho sempre un po' vista come un prodotto più indicato per le persone che hanno un capello
leggermente mosso, comunque mosso, e che lo vuole liscio. Ho ragazze che hanno i capelli lisci ma non drettissimi, quindi vogliono fare un ritocco veloce e meno impegnativo di magari la piastra. Quindi sono sempre stata incuriosita, però non ho mai acquistato nessun tipo di spazzola. Però ho visto un po' di video su YouTube anche di ragazze ricce, ovviamente non tutte le spazzole hanno la stessa performance, ovviamente lo sappiamo, però ho visto che è fattibile comunque anche utilizzare una spazzola lisciante per chi ha i capelli ricci. Poi ovviamente se usiamo alcune accortezze come utilizzare un prodotto lisciante prima di asciugare i capelli e quindi ti aiuti ad avere un liscio più definito e più dritto, meno crespo, sicuramente il tutto aiuterà. Quindi siamo positivi, restiamo positivi. La spazzola in questione è ha le setole ricoperte in ceramica, eccole qua, sono anche belle fitte, quindi questo promette bene. Sono ricoperte in ceramica, quindi aiutano con la diffusione del calore in modo in teoria omogeneo e diminuiscono anche l'effetto antistatico, l'effetto statico, scusate, quindi il crespo in teoria dovrebbe essere diminuito. Poi ha tre temperature, bassa, media e alta, e qua c'è il pulsantino di accensione, altro non ha. Pesa un pochino, nel senso non è leggerissima, quindi vediamo come riuscirò a maneggiarla. E vedremo, vedremo. Io premetto che non sono bravissima a stirare i capelli, sono un po' impedita, diciamola tutta, un po' perché forse mi manca un po' la pratica e la costanza, ma il fatto è che non li stiro tanto spesso. A me piace averli lisci, passare le mani tra i capelli, bellissimo, perché ovviamente chi è ricci non può passarsi le mani tra i capelli, ovviamente. Però ho sempre paura di stressare troppo il capello, di bruciarlo, anche se uno sta attento con le temperature, usa i prodotti giusti, il termoprotettore e tutto, però ho sempre paura di esagerare e di stressare il capello, quindi mi limito solo a stirarli poche volte all'anno e quindi sicuramente mi manca un po' la pratica per questo. Però vediamo come ce la caviamo. In più so che con la spazzola in teoria è più veloce tutto il processo di stiratura, più veloce, più semplice. E adesso lo testerò anche io, vediamo come mi trovo o non mi trovo. E direi di iniziare, altro da aggiungere non ce l'ho. Sul libretto di istruzioni ovviamente dice, come ho già detto prima, che i capelli vanno asciugati prima di passare la spazzola, ovviamente, e poi di prendere le ciocche e passarle da qua andando in giù su tutte le ciocche, andare lentamente ovviamente perché per permettere al calore di fare quello che deve fare. E vado a accendere la spazzola, l'attacco alla presa e torno subito. Bene, ho attaccato la spazzola alla presa e ho qui con me un ospite che mi è venuto a salutarmi. Ciao Diki. Bene, anche lui vorrà i capelli stirati, le orecchie stirate. Ok, quindi adesso la accendiamo. Quindi se schiacciamo aumenta di temperatura e così scende, così risale, quindi adesso temperatura media e temperatura alta, quindi possiamo scegliere noi. Qua mi dà bassa 150, media 190 e alta 230. Io direi di provare a stare sul medio, vediamo, per non proprio mettere altissima. Si è fermato il pulsante, la lucina, quindi vuol dire che è pronta, e ci ha messo circa un 45 secondi, mi sembra. Non ho cronometrato, ho guardato il mio orologio, e più o meno comunque massimo un minuto. Va bene, andiamo a dividere i capelli per facilitare il tutto. Iniziamo così questa avventura.
Ovviamente se avete esperienze con spazzole liscianti, condividetele, se consigliate altre spazzole o nel senso avete avuto brutte esperienze con determinate spazzole, ovviamente fatemelo sapere così magari le evito nel futuro. Adesso vado un po' a pettinarli per facilitare il passaggio della mia spazzola lisciante. Ok, il cavo gira, quindi anche questo è abbastanza utile, in modo che non sia proprio fisso e che ci segua nei movimenti. Allora, direi di prendere ciocche non tanto grandi, perché così in teoria si stira meglio, penso. Via! Ho preso anche altro, ottimo. Si vede che non sono pratica di stirature. Si vede. Direi che si vede. Forse mi ci andava la pinza più grande. Dai, che ce la facciamo. Riproviamo, secondo tentativo. Piano piano. Allora, il capello scorre abbastanza bene. Ovviamente pettinarlo forse prima è la cosa migliore, così evitiamo le mie punte. Ecco, sì, le punte non le passa forse benissimo. Allora, il capello è, diciamo che è liscio, è bello liscio il capello. La punta è rimasta un po' così, un po' così, quindi ripassiamo. Non voglio ripassare troppe volte, che a sto punto uso la piastra e via. Ok, però non so se vedete. Il capello comunque è liscio, sicuramente non mi aspetto il liscio della piastra, di quello sono consapevole, per carità. Ripasso un attimo un po' meglio le radici, però comunque mi aspetto, diciamo, un liscio magari un po' più naturale, però comunque senza il crespo, perché il crespo è una cosa che io detesto, quindi se devo avere il capello crespo, a questo punto me lo lascio riccio e facciamo prima. Ecco qua, con due passate il capello mi piace, è bello. La radice, insomma, sono io che non l'ho presa bene. Sono io, non è secondo me la spazzola. C'è da dire che non è facilissimo però, andare alla radice con la spazzola, però bisogna proprio conficcarla bene in testa. Ecco qua. Mi sta piacendo abbastanza. Come prima ciocca, direi che non c'è male. Adesso l'ho presa un po' più grande, che voglio vedere quanto riesce con le ciocche grandi. Siamo sempre a temperatura media, quindi non a quella massima. Ecco, le punte sono sempre un po' la parte un po' più noiosa, ma principalmente perché ovviamente scappa e quindi devi fare un po' attenzione e passare un po' più di volte. Però passando, tenendo la ciocca. Devo dire che anche qua non brucia, è caldo, però non è che ti scotti. Ovviamente se tocchi quelle con la ceramica, sicuramente saranno calde, però qua almeno puoi maneggiarla bene. Ok. Il fatto che io non sia pratica, sicuramente non aiuta.
Però ci proviamo lo stesso. Andiamo alla radice, non mi sto nemmeno bruciando, toccando l'orecchio, niente, cosa che invece con la piastra mi capita. Io ho anche una piastra, mi sembra sempre la Remington, però è vecchissima, ce l'ho da non so quanti anni e li liscia benissimo i capelli, per carità, però forse perché è vecchia è poco maneggevole e si scalda tantissimo la punta, anche il fuori. E quindi mi brucio spesso le dita tantissimo e a volte anche le orecchie, la cute, è un disastro, sono un disastro, lo riconosco. Ecco qua. La radice poi la ripasserò una volta che avrò fatto tutte le lunghezze, che in teoria penso che sia proprio come una spazzola che puoi passare tra i capelli. Certo, magari non è proprio facile come la spazzola, però ragazzi, devo dire che mi sta piacendo parecchio, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Adesso staremo qua 5 ore, farete con me il pomeriggio. Prendetevi un caffè, un tè. Ci facciamo compagnia. Ecco qua. Cioè, ragazzi, perfetto. Non è nemmeno quel liscio che mi aspettavo, naturale, un pochino gonfio, un pochino mosso. No, questo qua è proprio liscio, proprio liscio. La sola cosa, le punte, forse io ce l'ho anche un po' secche, perché andrebbero magari spuntate. Quindi ovviamente se le punte sono doppie, sono secche, ma quello si vede anche con la piastra, non è che con la piastra non si vede. Poi ovviamente io vi consiglio di utilizzare sempre, prima di asciugare i capelli, un prodotto termoprotettore, ovviamente sempre, ma lisciante, quindi che vi aiuti nella stiratura. Perché sicuramente già prepara il capello e te lo fa un po' più dritto. Ecco, forse ho preso una ciocca un po' grande e non riesco ad andare giù. Aiuto, sono bloccata. Perché i nodi ci sono sempre. Non è possibile. Ok, ce l'ho fatta. Però ovviamente prende le ciocche più grandi. È vero che magari si finisce prima, però uno lo lisci sono sicuramente peggio. E due, ovviamente la spazzola sicuramente si blocca. Comunque ho diviso i capelli veramente malissimo. Sto facendo peggio di come faccio in genere, però a mia discolpa non sono in bagno e ovviamente là è un po' più comodo per me, ecco. È un po' più comodo e invece qua è un po' più così, ma ce la caviamo lo stesso. Va bene, sto continuando a prendermi ciocche già fatte, torno subito. La spazzola scivola sempre bene. Vediamo poi come farà sopra sulle radici per il volume, perché magari, ecco, non sarà tanto facile dare volume alle radici, cosa che io cerco sempre di avere sia con i ricci, ma anche quando vado per i capelli lisci, io voglio sempre volume alle radici perché non mi piace per niente l'effetto piatto, proprio no, 0000, quindi vediamo come sarà. Ecco qua. Devo dire che
Non è niente, ma niente male, anzi è un bel risultato. Il capello mi sembra anche più spesso di quando invece li faccio con la piastra. Non so se è il mio siero rimpolpante di Diego della Palma che mi ha rimpolpato i capelli. No, a parte gli scherzi, forse perché la piastra proprio fa il capello a spaghetto drittissimo, mentre questa spazzola, per quanto li lisci, perché obiettivamente li liscia, però fa meno proprio quell'effetto di stiratura perfetta e quindi il capello è un po' più voluminoso, il che non è una cosa negativa, assolutamente, assolutamente. Poi dobbiamo anche vedere quanto resiste la piega con la spazzola. Vediamo se. Perché a me devo ammettere che anche se ho il capello crespo e tutto, se il tempo fuori è decente, che non piove, che non è umidissimo, e io quando li stiro anche da sola. E uso la piastra e devo dire che la piega mi dura, a meno che ovviamente non bagno il capello, ovviamente. Io dico sempre ovviamente, ragazzi, nei miei video, a volte mi guardo e dico, ma usa un'altra parola, perché? Sarà il mio intercalare preferito, che devo dirvi, perdonatemi. E quindi vedremo se anche con la spazzola la piega dura. Oggi il tempo fuori è molto bello, come in tutti questi giorni, quindi in teoria le condizioni meteorologiche sono giuste. Vediamo, uscirò col cane più tardi a portarla a spasso e quindi vedrò se la piega si rovina o meno. Vediamo. Sinceramente non ho guardato tante recensioni. Oddio, ho visto che aveva buoni commenti, però non sono andata a leggere ogni singola cosa. E poi anche lì ognuno ha il capello diverso, le condizioni possono essere diverse. Magari l'hai fatto in un giorno in cui avevi tanta umidità in casa, fuori, e sicuramente il capello ne risente. Ma anche quando li facciamo ricci, cioè qualsiasi tipo di capello viene rovinato dall'umidità, quindi anche là varia tanto dalle situazioni, dal tipo di capello, dalla tecnica che uno usa, dalla bravura che io non ho. Però devo dire che è molto semplice come utilizzo, sono solo io che sono negata, però l'utilizzo è proprio una spazzola, è una spazzola, nel senso non è nulla di diverso, solo che magari come tecnica la passi da sotto la ciocca e via, per il resto non cambia niente. È anche facile arrivare alla radice, non è che devi stare a fare cose strane. Ok, devo dire che è molto veloce. Sicuramente farlo nel bagno senza parlare, ok, è ovvio che è più veloce. Però, ragazzi, cioè, sono liscia. Sono liscia, sto tradendo i miei ricci. Ciao Nicky! C'è il cane, scusate, parlo col cane che è qua, che vuole attenzioni. Ciao, ciao, ciao! Eccolo qui. Ciao, ciao, saluta! Niente, a volte gli parte, mamma, considerami, perché in effetti non lo considero già abbastanza. Dai, dai! Ovviamente come tutti i cani,
da casa è un viziato, il mio ragazzo in colpa a me, ovviamente, il che è anche vero, io lo vizio per carità, eccolo lì, mamma non lo considera, quindi divano, divano, il Fatto viziatelo. anche il dietro qua E adesso faccio proprio la parte frontale. Ovviamente la mia parola preferita, sicuramente con la spazzola lisciante non possiamo fare onde o boccoli, perché non è che come la piastra che ti fai le ondine che vuoi, qua è liscio punto. A me non penso che ci sia una tecnica per fare anche i boccoli con la piastra. Se c'è, vi prego, condividetela con me. Perché ammetto che a me piace davanti muovere un pochino, dare un po' di movimento. È vero che io non, anche quando stiro i capelli con la piastra, poi vado a fare sempre un po' di onde sparse o con la piastra stessa quando mi vengono, oppure col ferro, come si chiama, arriccia capelli, quello che avvolgi la ciocca. Quindi non, in genere non ce li ho mai dritti, perché per quanto mi piace il liscio, però comunque mi piace anche avere un po' di movimento. Sarà che forse sono abituata con riccio e quindi mi piace averlo comunque in movimento. Sto pensando a come dare più volume alle radici. Non so se cambiare magari verso. Non saprei. Non saprei. Magari forse più su, tirarla più dritta. Forse. Ok. Sono un po' piattini. Eh sì. Vanno con lo specchio e a me non è che piacciono moltissimo così i piattini, però sinceramente non so come potrei. Do solo un'altra botta qua. Certo, ecco, spazzolare i capelli non è proprio facilissimo, vabbè, ma non è una spazzola vera e propria qua. Non saprei come fare, come dare più volume, ma forse la spazzola non è tanto, fa tanto fatta per dare volume. Vi lascio e ci vediamo più tardi per il check-in. Spero di non tornare leone della savana, spero di essere ancora così. Va bene, ragazzi, a dopo allora. Ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme. Sono tornata per il check-in finale. Sono passate più o meno 4 ore da quando ho stirato i capelli con la spazzola lisciante. Sono uscita col cane per circa 45 minuti, quindi sono stata fuori, ho camminato, un po' corso. E allora, come sono i capelli? Quando sono tornata a casa dopo la passeggiata, ho notato che le punte si erano un pochino mosse, un pochino. E quindi ho preso la spazzola e molto velocemente ho solo ripassato proprio le punte che sono tornate come erano quando le ho fatte 4 ore fa. E da là non sono più cambiate perché ovviamente ero in casa. Quindi il capello mi piace, specialmente qua veramente è liscio, è morbido, è lucido. Il problemino è la punta del capello. E lì, secondo me, con la piastra, con la spazzola c'è poco da fare, secondo me, perché essendo che la punta è quella più secca, è quella che si rovina prima, che finché il taglio è appena fatto, allora ovvio che la punta. E comunque, anche se la stiri, se la piastri, resta dritta, normale, però più
più passa il tempo dal taglio, ovviamente la punta è rovinata, cioè, nel senso anche con qualsiasi prodotto è vero che uno può idratare, però le punte si seccano in fretta. Quindi poi io ho anche fatto un trattamento dal parrucchiere primi di novembre, schiarente, quindi sicuramente quello un po' ha seccato il capello, per quanto sia sano, però la punta è secca, quindi la spazzola secondo me sulla punta più di tanto non può fare, a meno che io non provi a utilizzare la temperatura massima più alta. Io non l'ho usata perché non ne volevo vedere se con la media riuscivo a stirare il capello e ci riesco assolutamente. Sicuramente con la temperatura massima avrò un capello ancora più liscio. Quindi sicuramente provo con la temperatura più alta. Magari farò meno passate, farò un po' più in fretta, però proverò anche per vedere se cambia qualcosa oppure niente. E il capello, come ho già detto prima, non è come piastrato perché sembra più corposo, più voluminoso, proprio non qua alla radice, ma sul resto dei capelli. Proprio anche se li tocco, lo sento che il capello sembra più spesso, cosa che con la piastra invece non succede perché il capello è drittissimo e sembra più sottile, ecco, perché sicuramente proprio va a stirare, a pressare il capello, mentre la piastra, diciamo che non fa lo stesso effetto, ma io lo sapevo e non mi aspettavo assolutamente che facesse lo stesso effetto, anzi mi aspettavo che non mi stirasse i capelli, che comunque un po' me li tirasse, ma che me li lasciasse crespi, brutti, spenti. Quindi devo dire che invece assolutamente sono scioccata in modo positivo, perché non pensavo che una spazzola lisciante funzionasse così su un capello come il mio. Io ho un riccio 3A e crespo, tende al crespo, ovviamente ce l'ho anche secco, come tanti capelli ricci che tendono sempre a essere secchi, a essere crespi. E quindi mi piace molto il prodotto, lo continuerò a utilizzare e a provare perché mi piace. Forse lo step in più che farò è passare la piastra solo proprio sulle punte. È vero che è uno step in più, però un conto se dicessi passo la spazzola e poi ripasso ovunque la piastra, allora dico che non ha senso usare la spazzola perché a questo punto uso la piastra e via. Però secondo me la spazzola è più veloce, stressa meno il capello e quindi usare la piastra solo sulle punte non mi ruba tanto tempo e fatica e sforzo. Quindi giusto le punte e via, anche perché devo dire che a me piace che il capello sia più corposo. Quindi per quello mi piace un sacco. Fuori c'era un po' di umidità, quindi obiettivamente il capello ne risente, ma che sia riccio, che sia piastrato, è così. Poi almeno il mio è anche abbastanza poroso come capello, quindi assorbe subito. E fuori sono uscita ed era umido, un pochino, non tantissimo, però era un po' umido, quindi il capello al fondo si è un po' mosso. Magari con la piastra sulle punte, potrebbe avere una tenuta maggiore, perché appunto andiamo proprio a stirare, ma solo la punta. Quindi lo consiglio, la consiglio no questa spazzola. Allora, se avete un riccio 3B, 3C, vabbè, non parliamo del 4, perché 4A, B e C lì è proprio un riccio riccio, non so quanto la spazzola possa agire su un riccio così riccio, se ha senso quello che dico. E comunque, a parte il riccio 4ABC, il riccio 3B3C, che è più simile al mio, non so, non vorrei che non vi stirasse tantissimo il capello, perché a me l'ha stirato e io ho un riccio 3A, non vorrei che 3B, specialmente 3C, facesse più fatica, specialmente non tanto per la piega sul momento, ma sulla duratura, quindi sulla tenuta.
Non lo so, io fino al 3A la spazzola la consiglio perché secondo me è veloce, è anche molto facile e intuitiva, anche per le impedite come me. Quindi fino al riccio 3A lo consiglio, forse anche 3B che è poco più boccolo del mio, dal 3C in su non saprei. Se magari trovate qualche offerta come l'ho trovata io. Per carità, anzi, se uno può spendere un po' meno per provare cose nuove, è giusto. Però non vorrei dire è fantastico per voi, prendetelo quando magari per il riccio, dal riccio 3C in su, ecco, forse non so quanto vi potrebbe essere utile una spazzola così. E quindi a me piace, la continuerò a utilizzare. Sicuramente, ripeto, non è come la piastra, quindi non aspettatevi un risultato da piastra, assolutamente. Le piastre per me sono imbattibili e anche non si possono paragonare alle spazzole liscianti, per quanto magari esistano spazzole più performanti, quello sicuramente perché in commercio abbiamo tanta scelta. Fasce di prezzo diverse, qualità diverse, è giustissimo, così uno si può orientare dove può, ma ci mancherebbe. Quindi magari spazzole più costose, più performanti vanno a fare un capello diverso, migliore sicuramente, però la piastra è imbattibile, cioè è imbattibile, quindi io terrò sempre la mia piastra, forse anche il caso che la cambi, magari per prendere una un po' più maneggevole. Anzi, se avete consigli su piastre per capelli che avete provato, con cui vi trovate bene, magari scrivetelo nel commento, così posso andare un po' a esplorare anche io, così abbandonerò la mia vecchia piastra che ha fatto il suo dovere. Il suo egregio lavoro, però un po' datata, mi sa. Quindi quella la userò sempre, comunque una nuova, le piastre sono insostituibili, però questa qua è un'alternativa molto carina, molto veloce, facile, intuitiva da utilizzare per un look non perfetto, nel senso, se vi va bene un riccio, un liscio più sul naturale, più sul corposo, anche se la punta non è perfetta, ecco, io direi che la spazzola è un'alternativa molto molto carina e anche valida. Comunque io la mattina sicuramente darò penso una passata, ma come faccio anche con la piastra spesso, non è solo perché è la spazzola che fa schifo e devo passarla anche il giorno dopo, no, anche con la piastra spesso la mattina dopo aver serrato i capelli do un colpicino o rifaccio le onde perché anche è normale, il capello un po' assorbe umidità, tutto, quindi tende a tornare alla sua forma originale. Quindi ragazzi, detto questo, mi è piaciuta questa esperienza con la spazzola Straight Brush della Remington. Vi lascio tutti i dettagli ovviamente in info box. Fatemi sapere se il video vi è stato utile, spero di sì, se vi è piaciuto, commentate se avete utilizzato altre spazzole liscianti, quali sono le vostre preferite e quali anche no, per carità. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale su YouTube, Facebook e Instagram, sempre con lo stesso nome Curls and Makeup, quindi non potete sbagliarvi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, spero di sì. E al prossimo video, ragazzi, ciao!